prendiamo atto a questo punto che il Presidente del Consiglio non lo vuole fare questo incontro che deve riguardare Napoli e Bagnoli, e poi voglio dire, fare un incontro a pochi minuti dal concerto e pretendere che all'incontro sia Anastasi, insomma, interrogatevi voi che senso ha una cosa di questo tipo. Qualcuno può obiettarle, sembra una contraddizione, lei in realtà con forza aveva chiesto sino all'ultimo, no, di incontrarlo ed era disponibile anche con il Presidente del Consiglio, certo. Le dice. Quindi anche adesso, anche adesso, ma perché deve essere forza accompagnata da Anastasi? No, cioè non lo so, spiegatemi qual è il motivo. Per il Sindaco di Napoli non è accettabile questo metodo. Poi vuol dire che ce ne faremo una ragione. Una cosa che se da qui al esatto, l'avevo già ripetuto, se da qui al 2018, prima, fin quando durerà questo governo, non si può avere un incontro se non alla presenza del di Anastasi, noi ne prendiamo atto, vuol dire che il Presidente del Consiglio non vuole fare un incontro col Sindaco. Perché ci potrebbero stare anche tante ragioni che si possono dire pubblicamente o anche non pubblicamente, perché il Sindaco vuole incontrare il Presidente del Consiglio senza questa presenza. Poi non abbiamo nessun altro tipo di problema con nessuno, ma quel tipo di presenza è una presenza politicamente, istituzionalmente, giuridicamente, amministrativamente, che a noi non ci consente di sederci a quel tavolo. Sindaco, lei è amministratore che ha sempre scelto la trasparenza e parlare chiaro, perché più chiaro cosa, di questo. Cosa intende quando dice pubblicamente? No, o perché non pubblicamente. Dobbiamo parlare di Napoli e di Bagnoli. Se devo parlare di Napoli, che c'entra Anastasi? Se devo parlare di Bagnoli, se devo parlare di Bagnoli, devo dire quali sono le ragioni perché noi non riteniamo assolutamente accettabile la presenza del commissario, e non lo posso fare col commissario davanti. Insomma, se no facciamo una cosa in piazza e allora diventa un'altra cosa. Quindi il dialogo su Bagnoli è chiuso fin tanto che c'è. Non è chiuso, per noi è apertissimo, è il Presidente del Consiglio che non vuole. Beh, l'ho detto chiaro, ma non è finché se ne. Non si può fare un incontro senza una, ve lo chiedete un attimo, interrogatevi un attimo di qual è il motivo perché uno non può incontrare il Presidente del Consiglio. Come se mi vado ad un incontro e mi porto una persona, diciamo, che il Presidente del Consiglio ritiene che non può stare a quel tavolo. Quindi mi sembra molto chiaro. La nostra posizione è chiarissima, ma è anche molto tranquilla, non c'è da parte mia nessun tipo di problema. Prendo atto che il Presidente del Consiglio non lo vuole fare l'incontro. Oppure voleva organizzare qui in questa giornata per una serie di motivi, magari ne parliamo i prossimi giorni, perché un'idea chiaramente me la sono fatta del perché si voleva fare questo incontro all'ultimo minuto con Anastasi. Sarebbe stato un preludio di un incontro programmatico, insomma, sicuramente fatto. Non è un preludio, l'incontro si fa tra il Sindaco di Napoli e il Presidente del Consiglio. Se il Presidente del Consiglio vuole fare l'incontro, se nell'incontro ci deve stare in un triangolo dove ci deve stare il Sindaco, Anastasi e il Presidente del Consiglio, secondo me non si fa. Va bene, lo dico molto chiaramente, da qui al 2018. Punto. Ma lo dico, no, punto, basta, quante volte lo devo dire? No, va bene così, basta, non posso ripeterlo 100 volte, dai, basta, voi state qua e vedrete quello che facciamo. Grazie. Va bene, lo vedrete. No. Sindaco, io le devo chiedere una cosa molto specifica, vediamo, che riguarda Bagnoli, sì, che da Renzi era stata indicata come era possibile per aprire questo centro Apple. Questo centro non c'è al momento, erano state promesse 600 assunzioni, sì, non so se lo sa, è diventato un corso. Il Sindaco di Napoli, leggo il giornale. Ecco, allora, non ho avuto mai il piacere di incontrarla, Renzi, quindi io leggo il giornale. Mi può commentare questa cosa per cui questi 600 posti non ci sono, ma è diventato un corso non retribuito per 200 ragazzi all'interno dell'Università Federico II di Napoli? Vabbè, diciamo che l'interesse di Apple per la città di Napoli è comunque un fatto positivo. Che Napoli oggi sia una città che attrae investimenti è un fatto positivo. Che comunque ci sia San Giovanni oggi l'inizio di una nuova era universitaria con 1000 ragazzi a ingegneria è un fatto positivo, che Apple pure guardi con interesse all'università e alla città lo vediamo in modo positivo, anche io ho fatto ovviamente le sue considerazioni che all'inizio era stata detta come in un modo e poi l'abbiamo scoperta in un altro, ma va bene così, noi viviamo anche di altro, cioè Apple fa piacere ma viviamo anche della nostra creatività. Beh, napoletana. L'investimento maggiore è da parte dell'università della regione, cioè Apple praticamente non sta investendo, ha messo solo 10 borse di studio, c'è un annuncio un po' strombazzato. Infatti, per... Ho già detto la mia opinione, va bene che Apple si interessi di Napoli, poi ognuno si fa le sue idee documentandosi le cose, io ho già detto la mia opinione, io sono fortemente orgoglioso delle start-up, della creatività, delle aziende napoletane che investono soldi veri, che fanno formazione e che fanno assunzione. Questa è la cosa più bella per la nostra città. E poi se ci siano anche altri che investono va bene, poi andremo a vedere se è un investimento vero o è solamente formazione, o è solamente marketing, o è solamente comunicazione, perché mi rendo conto che in questo momento Napoli è un brand forte e non è più la Napoli della spazzatura e della monnezza, e quindi per le grandi aziende può essere commercialmente utile affiancare la loro immagine alla città di Napoli. Questo per farvi capire come Napoli sta diventando anche una potenza economica, e su questo chiaramente noi ci faremo valere in ogni sede. Ultima domanda, come cittadino, come primo cittadino, lei come commenta questo mezzo miliardo di sconto che è stato fatto dal fisco proprio a Apple, una big company così, che poi promette delle assunzioni che non arrivano? Noi siamo
per le aziende, come dire, del territorio, noi siamo per la piccola e media impresa, per i ragazzi che si impegnano, abbiamo cacciato fuori le multinazionali dall'acqua, che è l'unica città che ha realizzato il referendum sull'acqua pubblica, quindi, come dire, noi guardiamo assolutamente con disappunto il fatto che non si investa sui territori, non si investa per favorire l'impresa giovanile e poi come sempre si guarda in modo favorevole ai grossi potentati, questo l'abbiamo detto, ma questa è la globalizzazione della concentrazione dei poteri, delle oligarchie, delle tecnocrazie, dei poteri liberisti che concentrano il potere in poche mani e poi danno le briciole agli altri, al popolo, ai piccoli imprenditori, ai lavoratori autonomi, tolgono ai dipendenti pubblici, è una storia che noi critichiamo da tempo, infatti la città di Napoli si trova su posizioni completamente alternative rispetto a questo tipo di politica. Grazie.